Siamo con il direttore sportivo SC Mazzarese, Francesco Tantillo. Allora, eh, la squadra oggi ha vinto 1-0 contro la città di Gela. Ecco, eh, ci sono novità per quanto invece riguarda il mercato? Eh sì, ci stiamo muovendo intanto. Faccio i complimenti alla, alla Mazzarese per quello che ha fatto oggi. Devo dire che in, eh, il risultato per noi è bugiardo perché potevamo anche chiudere la partita con, eh, con un risultato ancora più secco, quindi ci meritavamo qualcosa in più. Però va bene così, l'importante è che abbiamo vinto. Eh, siamo ripartiti la scorsa settimana dal pareggio a Castellammare, eh, ripartiamo ancora più convinti da, da questa grande vittoria. Per quanto riguarda il mercato, sì, ci stiamo muovendo. <ride> Vediamo un pochettino... Cosa, cosa succederà la prossima settimana? Eh, noi, eh, la, la, la società mazzarese, è una società abbastanza seria e compatta, e sicuramente eh, vuole fare un buon mercato per cercare di raggiungere prima possibile quello che è il nostro obiettivo previsto già all'inizio, che, che sono i playoff. Quindi, questo sicuramente. In quali settori del campo ci saranno dei puntellamenti, ecco, chiamiamoli così? Ah, sicuramente cerchiamo qualche, qualche centrocampista, qualche, qualche attaccante. Diciamo che in, in vari settori del campo stiamo cercando qualcuno che ci può fare fare magari ancora di più il, il, sal, il salto di categoria. Consideriamo che comunque siamo attorniati da, da ragazzi veramente fantastici, anche under, come diceva poco anzi il presidente, ragazzi che comunque hanno vinto anche il campionato regionale Juniors l'anno scorso, che comunque fanno un gran comodo.